A casa dell'energia, nuova puntata di Nero su Bianco, come sempre presentato dalla Fonderia delle Idee. È stato un finale di anno, un inizio di anno in cui Arezzo ha fatto il boom dal punto di vista turistico. Arezzo Città del Natale, questo connubio che sta crescendo di anno in anno quest'anno oltre ogni più rosea aspettativa e eh, previsione, e insomma, eh, le code all'uscita dell'autostrada, questo afflusso enorme di gente, insomma, non ci eravamo abituati e per fortuna, insomma, ci siamo abituati ben presto. Cercheremo di capire, insomma, quali sono i progetti eh, futuri, su cosa Arezzo deve continuare a puntare, su questo genere di eventi, su quali altri. Io saluto intanto il direttore. Della Casa dell'Energia Fabio Mori che ci ospita come sempre in queste trasmissioni. E che cosa ti fa pensare il tema del turismo, il rapporto anche a questa città? Bellissima, dicono tutti, però è sempre difficile, è sempre stato difficile portarci in modo stabile le persone. Adesso sta cambiando qualcosa. Sì, io innanzitutto apprezzo tantissimo la presenza qui dell'assessore Comanducci, della Presidente Lapini, soprattutto per, perché hanno formato quel connubio che poi ha creato la città del Natale che ha visto dei numeri turistici ad Arezzo interessantissimi, ho letto più di un milione di, di accessi nei, nei luoghi deputati a questo grande evento, che poi tra l'altro è stato un evento poliedrico, che ha anche toccato delle zone di Arezzo molto delicate come Piazza Grande, come il, il Prato, e, insomma zone che molte volte rimangono un po' fuori dall'ondata turistica e che fino ad oggi sono un po' rimaste tali. Ecco, io apprezzo questo, questo tipo di sforzo, quest'opera che sicuramente ha portato Arezzo, che eh, ovviamente si trova sempre tra quei mostri sacri che sono ovviamente Siena, Firenze, che sono delle mete turistiche ovviamente conosciutissime a livello mondiale, quindi non è facile sicuramente togliere dei numeri e scalzare delle presenze lì. Io, che, come direttore di Casa d'Energia, come direttore di questa struttura che ormai è partita da due anni circa e che si trova anche in uno, in uno snodo centrale della città, perché abbiamo la vicinanza alla stazione, abbiamo la vicinanza alle direttrici dell'autostrada, eccetera, lancio un po' questa palla, cioè creare un, un infopoint turistico e cercare in qualche modo di eh, creare un, un unicum con l'amministrazione comunale per dare un primo input turistico un po' tutto quello che potrebbe poi diventare l'indotto vero e l'indotto ponte per tutta la città. Quindi cercare nei prossimi anni veramente di puntare sul turismo come fonte di ovviamente introito, come fonte di PIL per tutto il comune e sicuramente anche come eh, accrescimento della, della conoscenza e del valore del nostro patrimonio artistico e culturale. Grazie Fabio per questi input e partiamo da questi pochi secondi che riassumono il video a parte sui social della pagina Rezzo Città del Natale che riassumono insomma in pochissimi secondi quello che è accaduto. il benvenuto all'assessore Marcello Comanducci, benvenuto. Siamo un po' influenzati. Sentiamo bene, però, <ride> sentiamo bene. Salutiamo la presidente di Confcommercio Anna Lapini, nonché neo vicepresidente anche della Camera di Commercio, benvenuta. Buon pomeriggio, buon pomeriggio il direttore di Confesercenti Mario Checcaglini, quindi abbiamo le buon categorie buon del commercio al completo e Piero Franchini che eh, ci assisterà in questa puntata. Allora, cominciamo dal, dall'assessore, dopo vabbè, magari rispondiamo anche sull'info eh, point, quando magari entriamo poi nel dettaglio anche della parte informativa. Allora, un successo oltre ogni previsione che eh, ecco, ve l'aspettavate, diciamo, questa dimensione no, di, di, di flusso e anche di gradimento di quello che è successo e questo chiaramente pone una sfida ancora più grande per gli anni prossimi. No, allora, obiettivamente siamo molto soddisfatti, però gli anni, gli anni passati comunque era sempre andata molto bene eh, la città del Natale, quindi ogni anno noi taravamo poi anche i servizi sull'anno precedente, poi regolarmente veniva eh, più persone, quindi questo è positivo perché vuol dire che il trend è in crescita. Però abbiamo da subito fatto una scommessa un po' diversa dagli eventi tradizionali perché primo, prima di tutto è un evento molto lungo e sono pochissimi oggi gli eventi che durano un mese e mezzo, quasi due, perché di solito concentriamo tante risorse per eventi che durano un fine settimana, durano una settimana, in questo caso le risorse vengono comunque spalmate bene perché poi il periodo è veramente lungo e soprattutto abbiamo sempre puntato non sulla vendita del Natale e basta però su una sinergia che va sì da tutte quelle che sono le icone del Natale no? il mercatino tirolese, la casa di Babbo Natale però poi la vendita della città se voi guardate i video, i tanti video che abbiamo fatto promozionali partono sempre o da un'immagine del drone della città o un mix di immagini che vanno dal Prezel al, comunque alla Basilica di San Francesco perché l'obiettivo era proprio invogliare le persone a venire nel nostro Natale perché il nostro Natale è diverso da quello di tutti gli altri. E se infatti noi abbiamo fatto molte interviste a, a coloro che sono venuti qua e quello che gli è piaciuto è proprio il contenitore quindi, non, tanto le, le, non solo le attrazioni del Natale, ma il contenitore Arezzo, anche perché la città piace. Io dico sempre detto che se la città negli anni passati non cresceva turisticamente perché non ci abbiamo mai veramente creduto, non ci abbiamo mai veramente investito, però ora è un momento forte anche perché le mete piccole stanno crescendo tantissimo perché i turisti stanno un pochino, stanno un po' venendo a noi anche le grandi capitali perché c'è troppo affollamento. Vediamo anche Firenze, credo che sia ai massimi storici diventa quasi difficile. Io c'ero poco tempo fa non riuscivo a camminare le marciapiedi. Quindi la gente cerca le città autentiche, magari un pochino più piccole e quindi Arezzo in questo contesto si inserisce in modo perfetto. Quindi siamo molto contenti anche se eh, ci tengo a ricordare che a città del Natale ci ha fatto vedere i flussi quelli grossi che probabilmente questa città non ha mai visto ma che siamo comunque in crescita da ormai diversi anni perché dal 2014 a oggi siamo cresciuti del 45% in termini di presenze turistiche e di pernottamenti quindi la città secondo me sta cambiando pelle ci vorrà ovviamente molto tempo però la strada è quella giusta eh, Presidente io vi ricordo prima che venissero appunto organizzati i mercatini della prima edizione eh, ci chiamavano da piazza grande no, per lamentarsi che addirittura c'era un mini alberino di Natale e basta durante no, le, le feste e ovviamente il deserto eh, e qui c'è stata una metamorfosi molto grande siete stati insomma eh, come dire, abili no, a, a intuire che poteva costruirsi qualcosa di importante ma, ha detto proprio bene, eh, nasce da lì, nasce da ascoltare il territorio, da ascoltare le imprese, eh, quella piazza grande, così bella, così straordinaria, che per tutto il Natale, se lo ricorda anche Marcello e Mario, erano, era deserta. Quindi ascoltando eh, gli imprenditori e essendo consapevoli tutti... Che se non si fa grande Piazza Grande non si fa grande Arezzo perché è il nostro biglietto da visita. Abbiamo cercato di inventarci qualcosa perché non, non mettiamo in scena la nostra interpretazione del Natale. Devo dire che tutto questo è stato possibile perché l'assessore Marcello Comanducci ci ha messo la faccia, si è impegnato, ha, ha vinto e scelto, ha avuto il coraggio di scegliere decisioni che nel momento potevano essere molto, molto rischiose per entrambi la scommessa l'abbiamo fatta in due perché spostare i banchi della fiera è stata veramente un'impresa epica e della quale forse se ci rimettiamo a parlare abbiamo addirittura timore ancora, però eh, gli antiquari sono contenti, gli albergatori sono contenti. Guardate, non passa giorno che anche i detentori di Bed Breakfast vengono in negozio da me e mi ringraziano. Impropriamente perché io ci ho messo la faccia, ma a lavorare erano veramente tutti gli altri per questo grande successo. Una città piena. E poi voglio anche dire che è stato fatto un gran lavoro con i tour operator, i ragazzi del team Eventi ci hanno creduto e da quattro anni investono in modo tale che questa. Arezzo è diventata la meta turistica di destinazione del Natale per molte persone, essendo al centro dell'Italia, addirittura togliendo, si dice, quasi intorno al 20% di presenza bolzano. E queste sono tutte statistiche che sono facilmente, facilmente dimostrabili, che è veramente un risultato eh, senza precedenti. Una sentita anche, Mario, che Caglini, che, eh, ecco, come anche i commercianti che eh, appunto, aderiscono a Confesercenti eh, e che quindi diciamo, non hanno partecipato in prima persona come organizzazione a, a questo evento, se hanno avuto ecco, dei benefici, che cosa si dice insomma, di questa città del Natale? naturalmente gli eventi, che come veniva ricordato, portano persone in città, danno soddisfazione a tutti. Io credo che. Bisogna dare atto all'assessore dell'attività che ha svolto, che non è un'attività finalizzata con il Natale, ma abbiamo avuto modo di ascoltare qualche settimana fa quello che è il programma di Intura e convince, cioè un lavoro di lunga lena, come veniva detto anche poc'anzi, che non riguarderà insomma, qualche evento, ma un lavoro che possa portare, dare una svolta al turismo. Noi abbiamo degli accenni sotto questo è il periodo di Natale, ma insomma per fare un lavoro che consenta una crescita turistica importante c'è tanto da fare e mi pare che il programma lo possa consentire. Quindi la città di Arezzo ha bisogno del turismo perché i settori tradizionali sono in difficoltà, naturalmente l'oro in, prima, in pri prima di tutti, ma anche altri settori, quindi il turismo può dare quella svolta, quel motore anche al commercio che di cui c'è tanta necessità, per cui tutti noi siamo solidari, siamo soddisfatti e collaboriamo per la riuscita degli eventi che vengono programmati. Piacco, che cosa si può dire cioè, diciamo, di questa edizione? Dunque le critiche non ce ne sono molte da fare perché effettivamente è stata diciamo, un'edizione appunto quella dell'elettrocittà di Natale che è stata eh, sopra ogni aspettativa. Però ecco io secondo quello che io vedo ormai eh, e che sento diciamo, da, dai miei colleghi, ehm, c'è un attimino da rimettere un po' in sesto le, certe cose che magari possono essere, questo lo dico per dare un aiuto a chi ha organizzato e a chi eh, chiaramente eh, si è messo in prima persona a fare le cose. Ecco, io penso che eh, questo è stato bello, è stato tantissime persone, però limitate in un tempo. Quindi, ecco, limitate in un tempo e in certi luoghi. La città è un pochino più grande di quello che, dove effettivamente si sono, eh, diciamo, ecco, io sto vicino a Saione, quindi, ecco, diciamo, noi abbiamo sempre sentito dire che lassù c'erano tante cose, però non ce ne siamo meno accorti, se non... Qualcuno che passava che parcheggiava la macchina, magari nelle periferie, e andava in gente. Ecco, quindi io volevo dire che oltre che a diciamo pubblicizzare giustamente la città di, come città di Natale, però noi eh, abbiamo tante, tantissime belle cose che noi dovremmo, eh, diciamo, in qualche modo cercare di eh, far eh, capire alla gente che ci sono perché. Non mi sembra che, eh, diciamo, ecco, la gente che è venuta non è andata molto a visitare le nostre opere d'arte, le nostre cose belle che abbiamo. Ecco, e questo bisognerebbe incentivarlo di più, ma non solo in questo periodo, ma anche durante tutto l'anno, perché Arezzo ha bisogno di turismo anche tutto l'anno. Ora è chiaro che lo so che non è facile quindi, e lo so che non è, però ecco. Io ecco quelle, le, le raccomandazioni che posso fare è quelle di cercare di fare uno sforzo, visto che ora ci sono anche degli organismi che, deputati appunto a, a cercare di, 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 di fare Arezzo veramente una città turistica e quindi ecco, di puntare anche sulle nostre opere, ne abbiamo tante e quindi ecco, puntare anche su quelle perché io credo che siamo pochissime le città al mondo hanno tante. Personaggi da ricordare che sono passati da qua e quindi ecco, credo che, anzi, forse penso quasi nessuno, insomma, no? perché eh, tutti sono passati di qui, no? Quindi da Michelangelo, appunto, da Leonardo, da, 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 da Vasari, quindi ecco. e Pier della Francesca, quindi ecco, cioè, ce ne sono tanti che alla fine si farebbe un elenco lungo. Quindi ecco, io credo che sia ecco. Da, da, da posare un po' d'attenzione appunto sul vedere come cercare di, eh, eh, oltre che alla città di Natale, di proprio di, eh, farla diventare una città d'arte, in modo che questo turismo è, diciamo, ci sia un po' più sparso anche durante l'anno e che poi trovare qualche sistema che anche nelle immediate periferie ci sia un pochino di, di, di transito, trovando magari, delle cose parlando appunto trovandoci fra commercianti appunto tra le associazioni vedere un po' se cosa si può organizzare anche perché ne risentano un po nell'immediata periferia è chiaro che io non chiedo che eh, a lungo è, è un po' difficile, può, un po un po difficile. <ride> però ecco diciamo noi sappiamo che per dire via Vittorio Veneto è, è la strada è sempre stata considerata la strada commerciale quindi noi diciamo è quella che, che prosegue da, da, da Corso Italia quindi ecco e poi ci sono anche altre strade per dire che sono deputate al commercio. Quindi ecco, io raccomando questo, quindi però ecco, dico chiaramente bello quello che c'è stato, però ecco, non vorrei che pian piano poi alla fine ci si, si stufa della città del Natale per dire ecco, mentre invece le nostre opere rimangono sempre. Ecco, quindi, cioè, dire, quindi queste eh, do, bisogna pubblicitarle in modo che la gente capisca che ci sono. E partiamo tra poco. Eccoci tornati dalla Casa dell'Energia, stiamo parlando di eh, turismo. Eh, tra poco sentiremo alcune voci che avevamo raccolto di turisti, proprio nel, uno dei ponti che ha fatto il boom, che è ovviamente quello dell'8 dicembre. Eh, non so se l'assessore voleva rispondere no, al, anche a quanto è praticabile poi allargare più di tanto no, il diciamo gli eventi eh, rispetto magari al centro storico. Ma allora, tanto c'è da dire che concordo che noi dobbiamo trovare la nostra identità e quindi la fondazione nasce su quello e secondo me ora è il momento che anche la città stessa, quindi i privati eh, credono insieme a noi nel progetto turistico, perché non è pensabile che un'amministrazione possa comunque oggi sopperire a tutti i problemi di tutte le zone perché già lo sforzo è veramente tanto, quindi la fondazione è aperta anche ai privati, questa sarà la grande sfida perché eh, se vogliamo veramente crescere bisogna farlo tutti insieme e non solo come città ma come territorio provinciale, questa è una di quelle cose che io dico da sempre. Eh, ogni anno io apro anche un bando pubblico sul Natale dove, dove ricevo dei progetti che in parte finanzio, però tutti gli anni regolarmente non mi arriva quasi niente. E invece mi piacerebbe che da ora in poi siano anche le stesse cioè In tante città ce le proloco che per esempio da noi non ci sono più, una volta c'erano le circoscrizioni che ora non ci sono più. Quindi piano piano ricreare proprio dei poli dove eh, si fa sinergia tra pubblico e privato. Là a quel punto diventa anche più facile animare anche altre zone della città. È ovvio che tutto da parte di un unico ente questo diventa difficile. Però riguardo la città di Natale, ma in generale al turismo, non è vero che chi è venuto non è andato nei musei, vi do un dato unico. i musei che Stiamo noi, per esempio, la Fortezza, eh, l'8 di dicembre ha fatto il record assoluto di vendita di biglietti, ha venduto 750 biglietti. E gli affreschi di Piero erano sold out praticamente tutti i fine settimana. Noi abbiamo, eh, insieme alle, alle guide turistiche di Arezzo, creato dei percorsi gratuiti che abbiamo, abbiamo dato ai tanti turisti per visitare la città. Quello che dicevi giustamente tu è proprio vero, cioè noi dobbiamo portare la gente anche per un fine un pochino più semplice e poi fargli godere della nostra città. Questo anche perché tutte le statistiche al mondo oggi dicono che il turismo culturale muove al massimo un 20% de, eh, dell'intero movimento turistico e quindi dobbiamo essere bravi noi a usare il restante 80% per far sì che poi una volta che vengano qui vedano le nostre bellezze. Al contrario è molto complicato. Nasce la fondazione per fare questo, abbiamo due figure professionali di cui sono fortemente soddisfatto, che sono Alex Corfeld che sarà il destination manager e Emma Taveri che in realtà sarà invece la direttrice marketing. Abbiamo investito tanto su due figure professionali con una grandissima esperienza, proprio perché ora è arrivato il momento forse di fare anche un passo indietro noi e di comunque mettere in mano questo enorme patrimonio a chi lo fa di professione. Il turismo non si inventa. Oggi è sbagliato pensare che basta essere una bella città per avere turisti, perché questo è un errore che l'Italia fa da sempre. Da sempre, noi abbiamo la fortuna di avere uno dei paesi più belli al mondo con il più alto numero di. Di, di, di siti UNESCO ma questo da solo non basta vendere un territorio basta vedere che è entrata Macao tra i 10 comuni più turistici del mondo Macao non ha niente quindi oggi il turismo va dove gli viene proposto di andare quindi noi dobbiamo essere bravissimi a entrare finalmente nel mercato dei tour operator ma anche in quello dei privati quindi rifaremo completamente tutta l'immagine della città sui social, su, su web perché oggi è molto vecchia lavorando tantissimo su delle belle foto delle belle immagini vi do un esempio, sono entrati sei comuni in fondazione, io per fare il saluto di benvenuto nel mio, nel mio, nella mia pagina Facebook ho fatto una fatica incredibile a trovare una bella foto magari di Capolona, di Subiano, di Caprese Michelangelo, quindi su questo siamo carenti e purtroppo sul marketing invece dovremo fare il vero salto della quali, di qualità perché a noi non ci manca niente. Però non siamo stati in questi anni in grado di sapersi vendere e questo secondo me da ora in poi deve cambiare. Quindi ringrazio tutte le associazioni di categoria, perché proprio con l'adesione oggi anche di quelle dell'artigianato sono praticamente entrate tutte. Mi aspetto a Camera di Commercio a breve, perché ho in parola insomma, che anche loro entreranno. Poi ci sono già 32 soci privati e 6 comuni. Quindi io credo che in 6 mesi. Abbiamo finalmente dato una risposta alla città, che era quella di avere un ente che possa rimanere oltre la politica. Perché io eh, sono sempre stato convinto che la mia missione è quella di fare la start up di questa, eh, di questa impresa e del turismo in città. Ma poi deve, devo creare un qualcosa che rimanga indipendentemente se noi ci saremo o no. Ecco, a proposito della politica, è sembrato no, da qualche tono che si era letto no, a dicembre no, su questa guerra delle cifre, dei dati. Turistici che a volte no, anche in, nella nostra provincia no, ci sia magari qualche guerra di, di campanile no, e non magari nell'interesse de, de, dei flussi, poi verso la provincia, perché se vengono a Cortona magari vengono anche ad Arezzo e viceversa, tanto per dire. Un sì, e questo è un, un errore atavico che facciamo ormai da decenni, ma la fa un po' tutta Italia. La permanenza del turista è crollata proprio per colpa di questi, del mancato accordo. Tra più territori, la fondazione è aperta a tutti, alcuni comuni ci hanno subito creduto, altri no. Però quello che vi posso dire, indipendentemente da questo, è che Arezzo sta dando fastidio e questo ve lo dico perché ho amici, anche comunque città molto più blasonate come Siena, come tutta la Val d'Ambra, dove ci stanno molto attenti a quello che stiamo facendo. Perché la DMO Arezzo, la Fondazione Arezzo in Tour è una novità a livello nazionale. Se funziona, potrebbe portare quei numeri che si diceva prima, quelli fissi, quelli standard, il turismo stabile. E quindi ci stanno un pochino guardando, eh, non so se con, eh, per, con la voglia di collaborare o con la voglia magari di tapparci un po' le ali, perché per la prima volta Arezzo fa paura sul turismo. Sentiamo qualche voce che avrà raccolto la nostra Grazia Settimelli proprio eh, nel boom, in uno dei momenti di boom di Arezzo Città di Natale. Da dove? Da Anzio. Perché avete scelto Arezzo? Eh, così, avevo letto qualcosina in rete e siamo venuti a curiosare Quanti giorni rimanete? Eh, domani andiamo via un, un paio? Domani. Sì, sì, toccata e fuga Come vi sembra la città? Eh, Cautica ma bella, si sta bene a insomma bella. Beh, caotica nel senso che c'è tanta gente, però si sta bene, dai È la prima volta che vengo, è una bellissima cittadina, pure il mercatino è fatto proprio bene Molto molto bene Da Napoli? C'è tanto caos. Tanto sì, un, di... un bel po' di gente, non me l'aspettavo, dico la verità. Scusate, siete in fila per la casa di Babbo Natale? Sì. Quanto tempo? 20 minuti. 20 minuti. Sì. Dove arrivate? Terni. Noi veniamo da Lucca. Una volta ad Arezzo? No, più volte perché siamo innamoratissimi di questa città, ci piace tantissimo. Ma ci piace sia la parte artistico? E anche la parte, la parte delle foreste, la parte verde, diciamo. Asentino. E la parte del Casentino, sì, tantissimo. Davvero tantissima, tantissima gente, tantissimi visitatori da tutto il centro Italia. Siamo particolarmente contenti come Concommercio di aver valorizzato ancora una volta il centro storico con i mercatini tirolesi, ma anche con una serie di attrazioni collaterali come la casa di Babbo Natale e anche il villaggio della Lego, per cui devo dire Arezzo città del Natale in tutti i sensi. Devo dire che veramente negli ultimi, tutti e tre i weekend, questo in particolare, ma sono stati a livelli davvero, credo di grandissime città, come numeri. Qual è il piatto più richiesto dai turisti? In assoluto lo stufato di Chianina in questo momento. Noi a alla... Pontedera. Pontedera, quindi si rimane in Toscana. Sì, sì. Perché avete... ah, sì, io sono romana, eh, però vivo in Toscana da due anni, però quindi da Pontedera. Okay. come trovate? Rizzo? Bella. Bella. Bella, Beh, io ci ho così fatto così. anche militare, eh Arezzo? No, però non me lo ricordavo. Poi ho fatto un giro perché sapevo che c'erano mercatini di Natale, è allora bella, ho fatto, sì. però è bella. Insomma, Arezzo si accende della sua luce più bella, lei ha acceso anche Piazza Guido Monaco. ieri abbiamo acceso l'albero in piazza Guido Monaco, erano molti anni eh, che non veniva fatto e. È stato accolto di buon grado da tutti i cittadini, per fortuna. Oggettivamente non poteva mancare, per il Natale ci sono due simboli: l'albero e il presepe. L'anno prossimo vedremo di fare anche il presepe. Per quest'anno ci accontentiamo. Oltre a quello, abbiamo acceso le rotatorie di accesso alla città quindi abbiamo dato una bella immagine ai tanti turisti e ai tanti concittadini che si godranno sicuramente in modo migliore questo Natale. Com'è questa città toscana? Come vi sembra? Se devo dire, avete l'idea. Si fanno schifo. Eh, no, perché ho fatto mezz'ora di fila e manco... Eh. A parte questo... Tutto bene. Unica nota dolente i bagni pubblici, si può fare di meglio. Si può fare di meglio, ovviamente la città non è strutturata ad oggi per accogliere così tante persone, avevamo in mente che arrivassero tanti turisti, ma quest'anno francamente i numeri sono andati molto al di sopra delle aspettative e quindi sono convinto e siamo convinti che oltre all'impegno della pubblica amministrazione ci sarà anche l'impegno dei privati che bene o male traggono reddito da, da questo tipo di operazione. Ho avuto un rapporto difficile con i bagni, tra quelli che sono chiusi, tra quelli che magari a volte non funzionano. Ecco, sul discorso dell'accoglienza, visto ecco, questi flussi, è lì che diciamo bisogna fare un po' il salto di qualità, cioè di, di, questo è un servizio essenziale come il bagno, eh, su che cosa si deve migliorare? No, su tutto quello che sono i servizi turistici, quindi mio babbo diceva sempre che Arezzo Rezzo manca le cose basi, per esempio se uno arriva col troll in stazione o si visita tutta la città col troll non esiste un deposito bagagli da nessuna parte, quindi quello che farà la fondazione in uno dei tavoli di lavoro che sono partiti ora, quindi sono partiti sei tavoli di lavoro, uno di questi è proprio sull'accoglienza turistica, quindi cambieremo completamente faccia ai punti di informazione perché oggi sono un costo enorme per l'amministrazione perché si parla di più di 80.000 euro e io in questi anni ho fatto una fatica enorme per tenerli aperti almeno 6 ore al giorno perché i costi sono altissimi, quindi rivedremo quello, tra l'altro lanceremo una novità che è questo Arezzo Tourist Network, cioè la possibilità per chiunque di poter quasi in franchising diventare punto informazioni, quindi concordo che questa è un'ottima idea anche perché il parcheggio rossellino è un parcheggio che sta finalmente cominciando a funzionare con i flussi importanti quelli degli autobus che vengono scaricati qui e quindi sarà possibile tra pochi, pochi, pochi mesi aderire a questo network e avere tutte le facilitazioni del punto informazioni, quindi le nuove guide che stiamo sviluppando, eh, tutta l'informazione digitale, quindi si sta rivedendo completamente il calendario eventi, tutto. Quindi io quando scherzosamente dico eh, che, che la gente mi ferma, mi fa i complimenti, che io credo che ad oggi abbiamo fatto il 30% di quello che è il progetto turistico di città, in un anno e mezzo fare, fare il restante 70 c'è da pedalare come si dice noi. Eh, Presidente si legge ogni tanto no, il rischio di perdere questi mercatini, no, qualche articolo è uscito nelle scorse settimane, eh, è un rischio ecco fondato o, o no? Intanto per i prossimi tre anni il contratto dice che c'è un accordo, quindi, eh, quindi non, questo rischio non c'è, eh, ci, ci deve essere, c'è con l'amministrazione, con le altre categorie, la volontà di allargare questa offerta, perché i problemi che sono venuti sono venuti dal fatto che troppa gente in un'area ristretta, quindi spalmare questa gente in tutta la città, certo l'avete detto voi, senza, senza poter arrivare all'Ormo, anche perché non avrebbe, non avrebbe senso, vuol dire allargare l'offerta e la gente che viene trovare una, una larga offerta di decorazione di quello che vuole, perché guardate, è vero quello che dice l'assessore, il Natale è un periodo magico dell'anno, no si dice da sempre che a Natale si diventa tutti buoni e poi magari il giorno dopo ce lo dimentichiamo, ma... A prescindere dalla nostra religione, dal nostro credo, ognuno di noi per il Natale ha un momento di, 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 di romanticismo, di tradizione, un momento culturale in cui sei disposto. Portare la gente in un periodo in cui comunque tu sei felice e aspiri a qualcosa, anche psicologicamente, è una nota positiva. In più, eh, come ha già detto l'assessore, nella parte bassa si rifarà anche il layout del mercatino che diventerà più grande. Quindi questa offerta diventerà sempre più nuova, innovativa, più grande, più costruttiva. Ma in più Arezzo ha il problema della tenuta. Hanno trovato Piazza Grande con Banchini, il Prato, la Fortezza la Casa della Lego e tutte le altre attività attive, ma hanno anche trovato un'attrazione culturale, perché guardate i musei aperti, i laboratori dei ragazzi, ma anche la, la nostra casina de, del Natale con una collezione di giochi del Novecento di Paolo Casalini di Cortona, che è uno dei più grandi collezionisti italiani. Era cultura, far conoscere ai bambini quali erano i giochi dei loro nonni, fa parte di un'offerta e della magia di un sogno che sicuramente ti lascia un'impressione della città bella eh, che lo spinge a tornare. L'assessore ha detto che alcuni sono già tornati, addirittura i musei hanno avuto più più visite, e questo è un dato, è matematica, sono numeri, è un dato oggettivo, la nostra città ha tenuto, ha tenuto in un momento di gran gente, ha tenuto, eh, sono stati all'altezza i servizi eh, dei, dei pubblici esercizi, i ristoranti, i bar, hanno mangiato bene, i commercianti hanno trovato gentilezza e in più hanno trovato una splendida città. Catturare quell'80% di persone che non sono il turismo culturale è, è, molto più, è molto più redditizio. Io devo dire che all'inizio sono contenta e sono sicura che riusciremo a creare in Arezzo con il tempo se la città collabora una città del Natale straordinaria che sarà l'unica attrattiva del centro Italia. Pubblicità. Eccoci tornati. Allora, volevo sapere eh, dal direttore che Mario Checcaglini eh, che cosa si chiede, no? Cosa chiedono anche i commercianti oh, al di là di questo grande evento, no? Quali sono le richieste che diciamo, arrivano nei confronti anche de dell'amministrazione comunale, della fondazione? Beh, la cosa più semplice è stata anche detta, è quella che continui tutto l'anno, ma questo eh. non è semplice da attuare. Io credo, mi permetto un suggerimento. Non è un lavoro diretto dell'assessorato al turismo, ma ecco, credo che si debba insistere, l'amministrazione debba insistere sugli eventi culturali. Dopo il Natale, situazioni nelle quali le feste hanno un ruolo importante e hanno avuto un grande successo, occorre che si programmino eventi culturali che, hanno, che abbiano il respiro insomma, di tanti. Veniva detto da Franchini personaggi che hanno popolato il nostro territorio, che sono la nostra storia, la nostra cultura, occorrerebbe su questi fare eventi che, hanno, che potrebbero avere un richiamo mondiale come fu fatto per Pietro Francesca, ma anche le mostre che ci sono state recenti, quindi insistere su questo versante, lavorare sul versante della cultura affinché il Natale poi diventi febbraio, marzo, aprile, maggio e aprile e giugno, dico tutto l'anno, vi siano attività che consentano ai turisti, alle persone di altre città, anche di altri paesi, di venire ad Arezzo, scoprirla, conoscerla e poi tornarvi magari per le vacanze. Io credo che, che gli eventi intorno alle festività siano importanti, ecco, la sfida per tutti, non, non dico che non si sia fatto nulla, ma su cui bisogna insistere è quella di insistere sulla cultura come valore turistico che può essere davvero la carta che può fare di Arezzo una città importante in Toscana e in Italia. Piego. Sì. Dunque, io eh, sapete che eh, sono un po' malato di questa città, quindi ecco, io eh, veramente la amo, quindi ecco, tutto ciò che rimane fuori da quello che si potrebbe fare, eh, diciamo, mi, mi, mi fa star male. No? Quindi, Ecco, noi un altro anno abbiamo per dire eh, un altro evento che è importante, quindi credo che un soggetto come Leonardo non si possa dimenticare. Quindi ecco, noi abbiamo il Cinquecentenario de della morte appunto di Leonardo e, e vorremmo per dire ecco, che eh, la città si impegnasse, eh, io faccio parte già di un comitato che abbiamo cominciato a fare qualcosa e cioè, intanto abbiamo... Eh, fatto fare e eh, è già pronto un busto di Leonardo con il marmo bianco perché c'era una diatriba fa, fra Michelangelo e appunto Leonardo perché eh, eh, Michelangelo lavorava sempre con il marmo bianco se voi avete presente, no? mentre Leonardo non era troppo d'accordo però dopo a un certo punto avevano trovato una certa quadra no? e quindi ecco, e allora noi abbiamo fatto questo busto. Ecco però vorremmo che appunto oltre che lì a Ponte Buriano dove dove abbiamo questo meraviglioso ponte che è ormai detto e quindi noi bisogna cercare di, di sponsorizzarlo sempre di più che è il ponte della Gioconda e quindi ecco vorremmo che anche tutta la città coinvolgesse si coinvolgesse un po' su questa iniziativa che noi diciamo siamo da lì, però è solo lì però già intanto per dire portare a far conoscere questo meraviglioso ponte che ora soffre anche perché sta, diciamo, stiamo restaurandolo e, quindi, e però eh, ha dei problemi che abbiamo visto, anzi vero che è stato ridotto il traffico pesante. Quindi ecco. E ecco, io vorrei che appunto magari cercare di prenderli uno per uno questi meravigliosi personaggi che noi abbiamo e cercare effettivamente... Di portarli a quello splendore che effettivamente meritano di essere portati. Insomma. Quindi ecco, io eh, faccio questo, questa richiesta diciamo, in modo che eh, si possa cominciare. Ecco, mh, onestamente credo che basta eh, organizzare un pochino le cose che poi dopo la città partecipa e collabora. Quindi ecco, magari estendere un po' a, a, a tutti quelli che vogliono interessarsi. In modo da poter organizzare questi eventi. Il Sindaco tempo fa in Consiglio Comunale, fatta un'interrogazione, no? mi pare che disse che non era previsto nel, nel 2019 no? un gra grandi eventi legati a Leonardo, almeno per quanto riguarda. Io, eh, questo mi è, cultura, infatti, no? questo eh. mi è dispiaciuto. Perché, però diciamo che eh, ora siamo in, diciamo, abbiamo avuto un incontro con, appunto, con la nuova presidente della provincia. Quindi, eh, con la signora Cassai, quindi, che, che, la quale ha detto invece che eh, abbiamo avuto notizie che sta interessando anche i nostri rappresentanti parlamentari di, che, che sono diciamo, stati informati, appunto, anzi eh, sembra che sia stato fatto anche eh, una, portato una, una lettera a Tajani in modo che anche in Europa si pensi a valorizzare questo questo ponte, perché effettivamente è unico al mondo, cioè non è che ce n'è altri, insomma, poi è unico anche perché voi pensate che i ponti costruiti 40-50 anni fa cadono cost... <ride> tutti e quello ha, ha, sta arrivando quasi al traguardo degli 800 anni, quindi dire, ecco, e vorremmo, io tante volte l'ho detto scherzando, però, eh, facciamo dei, dei convegni là, dove gli ingegneri e gli architetti vengano lì a vedere come era costruito, perché si potrebbe ricostruire i ponti come si costruivano allora e probabilmente eh, durerebbero di più. Noi vorremmo lasciare al sindaco la parte culturale, ma noi vendere il territorio, cioè vendere questa città per tutto quello che ha e venderla 365 giorni all'anno. Io tra l'altro su Ponte Buriano ho dei progetti, è proprio con la stessa logica di creare dei progetti stabili e non eventistici. Voglio insieme all'ambito turistico che ci ha dato la regione, che siamo noi, Capollone, Castiglion, Fibocchi, puntare in quell'area, ma puntare anche come un'area, eh, diciamo come un hub, dove da lì ti puoi comunque andare a fare anche tutto quel turismo slow che oggi sta funzionando tanto, si sta chiedendo alla regione di rendere navigabile l'Arno perché sarebbe un'altra di quelle cose che soprattutto d'estate sarebbe molto particolare e quindi rendere quel posto affascinante eh, non solo per la sua storia ma anche per tutto quello che può offrire eh, oggi in ambito di biciclette, camminate, escursioni, eh, navigazione che è una tipologia di turismo che oggi è in crescita fortissima. A proposito di, di, diciamo, di turismi in, indotti no? perché poi c'è anche il turismo quello sportivo di cui parleremo anche la prossima settimana, il turismo economico eh, e noi abbiamo questa struttura di cui si sta parlando molto no? per il, i problemi insomma, di carattere finanziario che è Arezzo Fiere e eh, chiedo all'assessore se vista anche eh, diciamo, l'attesa con cui ovviamente era stata ampliata anche, e, nonostante che il settore delle Fiere purtroppo sia un po' in crisi. Se anche da Arezzo Fiere diciamo ci si potrebbe aspettare con un suo rilancio un impatto no? anche in chiave turistica, ah no, questo senza ombra di dubbio, anche perché. La strada che deve intraprendere secondo me il centro affari innanzitutto è quella di ristabilizzare i conti perché purtroppo nel 2018 non possiamo più assistere a delle aziende che ogni anno rimettono milioni di euro perché questo ormai è diventato impossibile, anche perché poi a sua volta ci rimette il territorio perché poi non vengono pagate le strutture, i fornitori, quindi noi dobbiamo mettere a regime quella struttura proprio perché prima di tutto rimette i conti a posto. E per rimettere i conti a posto, secondo me, deve puntare su eventi comunque turistici. In questi giorni, stiamo assistendo a, un, me, a una buona volontà anche, de, anche di Boldi di rilanciarla, però, con attività che spesso non movimentano, cioè movimentano tante persone, come quelle ora dei concorsi, ma che poi spesso è mordi e fuggi. Quindi vanno bene quelle, però, secondo me, bisogna capire se quella struttura può diventare polifunzionale. Però, anche qui, poi ci si scontra sempre con i problemi burocratici, perché so che anche Andrea si è mosso, ma poi si trova al blocco per il pubblico spettacolo cioè noi bisogna superare tutti questi limiti e far sì che quella struttura possa essere poliedica e possa essere affittata da un concerto a, un, a una fiera, a tutta una serie di attività tali che possano comunque mettere a regime tutti i fine settimana, non soltanto eh, magari alcuni importanti come le, le fiere dell'oro e altri che invece magari movimentano poco. Allora abbiamo no, sentito proprio Andrea Boldi e poi ovviamente vorrei chiedere anche un vostro giudizio eh... Così aveva parlato poco prima della fine dell'anno, ma questi concetti vanno bene perché poi li ha ribaditi anche in successivi comunicati. Sentiamo. C'è un'offerta da parte di IEG, innanzitutto di che offerta si tratta? Eh, C'è un'evoluzione del contratto che già avevamo sottoscritto, votato dai soci, votato dal consiglio d'amministrazione, che prevedeva già un'anticipazione dell'opzione di acquisto da parte di IEG. Quindi sostanzialmente prosegue la strategia di avvicinamento e di integrazione e questa strategia si è sostanziata in un'offerta irrevocabile con una scadenza a un mese da oggi, quindi una offerta su cui verrà chiamato l'assemblea dei soci a deliberare. L'offerta riguarda quello che era già previsto nel contratto, quindi la cessione degli eventi orafi ha un valore per quanto riguarda il valore degli eventi di circa 5,2 milioni, per quanto riguarda i servizi accessori per la durata del contratto di ulteriori 5 milioni, quindi è un contratto che vale circa tra valore dei beni e servizi 10,2 milioni di euro, questo consente la chiusura di tutti i debiti di Arezzo Fiere, di avere le risorse per rilanciare l'ente fiera e di concludere un percorso. Purtroppo percorso che si conclude con dei comportamenti veramente esecrabili. Una cosa che ci tengo a precisare è che quando eh, appunto, sono entrato io come presidente della fiera, Oro Arezzo fatturava circa 1 milione e 3 e marginava circa 300 mila euro, quindi meno di quanto noi prenderemo d'affitto negli anni successivi. Lei è favorevole a questa offerta perché? Io sono favorevole a questa offerta perché dopo quattro anni in cui i soci sono stati chiamati a rilanciare questo ente, è stato approvato un aumento di capitale che nessuno ha sottoscritto. Sono stati messi in atto degli atti gravissimi come il pignoramento dei conti da parte di un socio comune di Arezzo per far fallire la fiera. Credo che questo sia un atto che consente di garantire il settore industriale più importante di questa città alla faccia di chi vuol far chiudere la fiera. Non teme che questo tipo di accordo potrebbe avere delle ripercussioni negative su Arezzo e sulle due fiere aretine che potrebbero essere portate altrove? Guardi, intanto voglio precisare una cosa: che se era per gli attuali amministratori del comune di Arezzo, quindi per Merelli e Ghinelli, la fiera non solo era andata via, era chiusa del tutto perché hanno pignorato la fiera e soltanto grazie al fatto che un cliente ci ha pagato in anticipo siamo riusciti a salvare la fiera. Quindi è inutile parlare ora di spostamento. Non si sposta una fiera da una città dove ci sono 1200 aziende. È impossibile. Questo chiunque abbia lavorato in vita sua, e non sono molti, lo sa benissimo. La fiera comunque rimarrà sino alla 2032 qui all'interno degli spazi di Arezzo Fiere. Cosa prevede questa offerta? Prevede che fino al 2032, dentro gli spazi di Arezzo Fiere, ovviamente prevede anche che venga rinnovata la concessione del marchio Oro Arezzo, perché è ovvio che ci deve essere la collaborazione del territorio. Dopo il 2032. Non più nel Comune di Arezzo, ma nella provincia di Arezzo. Quindi se ci sono immobili idonei e ci sono condizioni più favorevoli potrebbe essere spostata, ma rimarrebbe sempre nella provincia. Una cosa che in questo momento a mio avviso va assolutamente chiarita è che cosa vorranno fare, per esempio, del campo scuola. In questo momento ci sono problematiche strutturali importantissime. È una cosa che molti aretini non sanno. Chi ha voluto l'ampliamento del centro affari nel 2003-2004 era la giunta Lucherini con assessore Alessandro Ghinelli, sia all'urbanistica che ai lavori pubblici, e con assessore Alberto Merelli. Siccome questo ampliamento ha delle problematiche molto, molto grosse già in fase di progettazione, cioè non vorrei che pensassero che magari arriva qualcuno più malleabile di me. Io credo che tutto quello che in questi anni sono riuscito a. In, diciamo evidenziare, lo certificherò in una relazione che passerò al mio successore, il quale si prenderà la responsabilità di risolvere questi problemi. Eh, Nego su bianco, eh, siamo entrati di scivolata nell'argomento nel di Arizona, perché anche da questo è uno chiaramente dei emblemi no, di quello che dovrebbe essere anche il ritorno della nostra città eh, economico, di flussi e eh, ovviamente anche di benessere delle nostre aziende. La situazione è ovviamente molto complicata, quella finanziaria, adesso il 25 ci sarà questa assemblea dei soci, qualcuno sembra ha detto, sembra che sia stata, esatto, perché eh, si è detto che c'è cioè, eh, troppo, troppo poco tempo no. No, per... Per valutare, chiedo a Anna Lapini, in questo caso magari come, eh, sì, come, come vuole, cioè da quale punto di vista sei vicepresidente della Camera di Commercio oppure da rappresentante di ConfCommercio, ecco, un giudizio su questa situazione che si è creata e anche su questa offerta. Il giudizio è la situazione, è inutile che, che lo ripeta, è disperata. Eh, sono bilanci in perdita e che non sono certo quelli eh, debiti dell'ultima gestione, sono come dicevano anche i miei colleghi, anche con Mario, sono problemi che vengono da lontano. Tuttavia, la situazione è difficile, disperata e irreversibile perché la proposta irrevocabile di vendita è una cosa irreversibile e proprio perché è una situazione molto complicata, ha bisogno di, di calma, di tranquillità, di ponderazione, ha bisogno di conoscere attentamente eh, il contratto, gli allegati del contratto, perché noi, i so soci della Camera di Commercio, non conosciamo ancora nemmeno gli allegati del vecchio contratto. Eh, devo dire che questa mattina eh, alla Camera di Commercio sono arrivati invece la nuova proposta irrevocabile con tutti gli allegati, ma nessuno ancora di, nuo di questa nuova proposta che nessuno ha ancora, ancora letto. C'è bisogno di condivisioni, di ascoltare il territorio, di ascoltare le aziende, soprattutto di far parlare i soci, perché sono i soci che devono prendere una decisione e sinceramente una convocazione al 24 dicembre per il 29 per un consiglio di amministrazione che, che rappresenta solo due persone con, con una convocazione ad un'assemblea il 25 di gennaio è veramente troppo tempestiva e i vecchi saggi dicono che quando c'è troppo fretta probabilmente si sbaglia, quindi abbiamo chiesto più tempo. Devo dire che il Presidente ha subito accolto questo, questo <ride> spostamento eh, mandando ieri una lettera subitamente di risposta, di convocazione dell'Assemblea al 30 gennaio. E a questo punto persone capaci, attente. Eh, legali, eh, i soci, eh, i commercialisti valuteranno perché credo che nessuno di noi è in grado di valutare attentamente una proposta di questa, di questa patta perché, se no, dovremmo cambiare tutti i mestieri e dopodiché arrivere, e arriveranno i soci insieme a questa decisione, che potrebbe essere anche una decisione eh, necessaria ma che comunque vorrei ricordare è irreversibile. Quello che io chiedo alla politica e ai soci di arrivare a questa decisione con l'unità, un'unità eh, noi non ci dobbiamo arrivare divisi, è una decisione da prendere come nelle migliori famiglie uniti, perché uniti l'unione fa la forza. E non, nessuno si deve insinuare tra le varie situazioni e tra le varie divisioni dell'associazione di categoria, dei soci, degli imprenditori, dobbiamo tutti avere un unico scopo: che è quello del bene del territorio, il bene delle imprese, il bene di questo, di questo grosso colosso che comunque è un grosso capitale che è quello di Arezzo Fieri. Che che magari di essere purtroppo un altro pezzo di no, questa città, o in un modo o nell'altro, anche nel diciamo, quale sarà la decisione sofferta, eventualmente che sarà presa, che comunque sottrae qualcosa, no? certo, anche forse certo. nella migliore delle ipotesi. Ma io credo che lo diceva Anna, lo sostengo anch'io sulla questione di Arezzo Fiere: bisogna abbassare i toni perché naturalmente. I toni da stadio non, non vanno bene per una realtà economica che ha difficoltà, veniva detto, non da oggi, non da ieri, da qualche anno, mancano diversi milioni che sono in contenzioso con la Salini che ha costruito ormai da 15 anni, in questi anni non è stato mai possibile insomma sanare questo vulnus e quindi è Arezzo Fiere, tutto sommato io... Vado regolarmente alle assemblee, è sempre soggetta a, a situazioni estreme di creditori e non paga con precisione i fornitori spesso, quindi crea una situazione e soprattutto io ritengo non può investire per attività nuove, ora mi veniva spontaneo fare riferimento a un'attività che è stata largamente trascurata, quella della convegnistica che potrebbe essere un aspetto importante. Quindi abbassare i toni significa, a mio giudizio, non scandalizzarsi se viene ceduta la mostra ora fa diversamente bisogna che gli enti si frugino in tasca e tirano fuori 6 milioni che necessitano per chiudere le partite economiche. Ci sono queste risorse, la città, la regione, la provincia, il comune, non credo che si possa chiedere all'associazione di categoria, possono far fronte a questo impegno? Se sì, bene, credo che la vostra ora fa, possa essere mantenuta, se no, come io ritengo, perché in questi anni si poteva fare, non vedo uno scandalo nelle... Già l'ha fatto Vicenza, quindi si tratta di fare sistema. Non deve sparire da Arezzo naturalmente, deve essere organizzato Arezzo, questo credo che sia imprescindibile. Se poi il Presidente della Camera di Commercio, come diceva Anna, è in grado di allungare i tempi in cui l'offerta di IEG è valida, benissimo, c'è più tempo per discutere, per approfondire le questioni L'importante è che non eh, si perda un'occasione e poi questa non ci sia più e quindi si. Traduca di fatto in una difficoltà che poi può portare anche a situazioni estreme da, ad Arezzo Fiere. Questo non possiamo permettercelo, credo, perché altrimenti sarebbe un bagno di sangue. Per cui, io credo che gli amministratori, quindi rappresentanti della Regione, del Comune, della Provincia, della Camera di Commercio, abbiano per presente queste situazioni e vengano gestite come debbono essere gestite, cioè cogliendo e facendo il bene di una società la quale è importante per lo sviluppo di Arezzo. Sì, sicuramente i toni è una delle, eh, prime, delle prime cose perché passa quasi giorno no, che eh, da che qualche parte... No, Ponte con polemiche. Eh. Sembra una cosa personale. No, poi non si così, dialoga più, è, è evidente, ognuno cerca. No. La parte, diciamo, di, appunto, di, di, de, de, della gente, della strada, diciamo, no? quindi perché ricordiamo che eh, il commercio molto si svolge in strada, quindi eh, siamo lì. E ecco, credo che effettivamente questo discorso dell'abbassamento dei toni sia eh, molto necessario perché poi eh, la gente non, non capisce perché eh, poi eh, si facciano queste, si, si spari su queste diatribe, su queste cose che non servono a niente perché poi tutto sommato eh, la gente ha in qualche modo, comunque sia, eletto delle persone che devono in, in qualche modo risolvere e pensare di risolvere i problemi ecco, e non cercare di, perché se tutti insieme si cerca di risolvere credo che sia una cosa giusta e importante, se invece si comincia a spararsi uno sull'altro, la colpa è la tua, la colpa è di quello e di quell'altro e chiaramente non si arriva e questo è quello che oggi il commercio in generale, ma l'imprenditoria in generale non vuole, perché dei problemi ce ne sono Altri, ben altri e tanti altri, quindi oggi eh, vediamo che la tassazione è sempre più alta, vediamo che tutte le, le varie eh, gabelle che eh, incidono nel commercio, ecco, già eh, uno è messo male da quel lato. Poi se poi si trova a vedere che per risolvere un problema si va sempre a fare gli scontri, onestamente non è certo bello. Grazie all'assessore Marcello Comanducci, grazie alla presidente Anna Lapini, al direttore Mario Checcaglini e a Piero Franchini, ci vediamo la prossima settimana.